Luca, Luca. Ebbene, abbiamo iniziato bene, Furio Valcareggi, buon pomeriggio. È socialmente utile questa musica, è socialmente utile. Perché vedi, ti fa venire un sorriso, una sorta di sorriso profondo, perché questa fa bene, come il prosecco, sono tutte cose, prosecco a qualsiasi ora lo bevi, ti dà piacere, la Nutella, sono socialmente utili. Grazie Luca. La colonna sonora del secondo scudetto è questa. Beh, io di fronte a questa musica resto in religioso silenzio, ti posso solo dire buon pomeriggio Furio, ben ritrovato, ciao. Tu, c'è un piacere, forza Tavarnuzze, so che la spopoli, ma no. Sei tipo Gio Barone, te là non c'hai, fai quello che vuoi, no, tutto quello. Non giusto nei confronti di chi fa ma qualcosa davvero. Gio Barone, io sbaglio a fare nome e cognome, però era un amico, e quindi, no, dico, sei autoritario. No, assolutamente. È una dote. No, l'autorità ce l'hanno altri. No, è una io dote, ho solo una dirigere mano. Un gruppo, organizzare, bisogna avere un... Se no, se non sei autoritario, ti scappa le cose più importanti, capito? Quindi lo trovo, fa parte di un repertorio che una persona che vuol far bene deve avere. Insomma, poi diciamo che lì do una mano, Barone, l'autorità nella Fiorentina ce l'ha assolutamente. Ben ritrovato Luca Paradisi, avete sentito la parte tecnica, che è pronto a smistare tutti i vostri messaggi al 3925727775 per sms, whatsapp testuali e vocali per Furio Valcareggi, per chiamarvi. Cioè, per chiamare e prenotarvi 055 572637. Siamo pronti ad aprire le linee telefoniche. Furio, la Fiorentina è andata avanti in conference. Sì, è andata avanti in conference, come dal programma, come da... non c'erano dubbi. La partita è stata non bella, credo, perché io non c'ero allo stadio, perché il 4-3 là garantiva e non garantiva, cioè una garanzia, noi siamo troppo, diciamo, più forti. L'importante di loro era passare, insomma. Era passare, sono quelle partite tignose, però è passata, giocato bene, giocato male, non importa, siamo più forti di loro e questo volevamo far sapere. Ora si va all'altro turno, vediamo, sì. Certo, l'asticella si alza sempre, ma questo è per chi vuole primeggiare, bisogna che si alzi sempre il mirino, perché se no si deve giocare da favoriti con i favoriti e quindi saranno delle belle partite. Noi siamo ben attrezzati, anche se siamo un po' scarsi là davanti, però il gruppo va bene. Ora il problema grosso che mi viene all'orizzonte... prima è finire bene sto campionato e non fare danni e avere una qualificazione certa, ma il problema di questo club qui, tu mi dici, te parli spesso di Barone, ma so che anche lui parla spesso di me. Beh, se è reciproco va bene. Sì. È visto che quando io da questo microfono, da quando vengo, da un paio di mesi a sta parte, ho sempre detto confermate italiano. E nessuno l'ha mai confermato. Italiano non ha mai detto che rimane. Ora italiano ha detto che va via. Ecco, te l'hai inteso così, perché mercoledì c'è stata questa frase italiana. È un atto notarile. Ribadito ieri. No, è non un fa atto piacere notarile. Io sono d'accordo con te, però qualcuno ci ha accusato ieri di aver preso fischi per fiaschi. Gli speranzosi, ma no, qui. Cioè, le parole di italiano sono che ho parlato alla società, sanno quali sono i miei progetti, avrebbe detto si sa cosa fare, se oppure... loro sanno il che voglio fare io e non collima con il che vogliono fare, vuol dire che non siamo più insieme. Se lo diceva, abbiamo già buttato giù un programma, rimango qua e vogliamo far bene, se uno vuol rimanere. Ma se uno dice che la società, la proprietà sa le mie intenzioni e non aggiunge altro, è ovvio che se ne va. E poi dice vogliamo essere professionali fino alla fine, vogliamo regalare un trofeo al presidente. Ma questo è normale. Ma secondo te ha sbagliato la tempistica dell'uscita italiano con quella frase? Perché per qualcuno dice non si dice alla vigilia di una partita così importante. Xavi l'ha detto 2 mesi fa che lascia il Barcellona. Klopp 2 mesi fa che lascia il Liverpool. Non capisco il problema ci sia un italiano. Ma un metodo certo non c'è. Lo dice quando... gli viene chiesto, quando si è rotto di non rispondere più, o quando qualcosa che lo teneva indeciso l'ha
fortemente convinto ad andare su una delle due decisioni, si vede che non piacciono i programmi. Quindi non te piace... dici, finché parlo con la società, cioè, e sono in trattativa, fa... magari leffo. Loro hanno parlato quando... di questi 8 svincolati a metà campo, magari all'interno delle sale viola qualche cosa sarà venuto fuori di quello che vuol fare la società, di quello che avrebbe fatto Italiano, e ci sarà una distanza colossale. Ma il problema, conoscendo la dirigenza della Fiorentina, chi si piglia? Quindi te sei già proiettato, allora, al futuro, nel Sarri senso... e Barone possono veramente bisticciare dopo 8 minuti. Anche se Sarri Maurizio, che io sponsorizzerò finché c'ho mezzo litro di benzina, che è il migliore per noi, non è molto esigente nella ricerca dei giocatori, perché tu guardi quando prese Valdifiori, Tonelli, tutta questa, molti non hanno strusciato il campo, però lui, se la parvenza del giocatore che li vogliono acquistare assomiglia a quello che piace a lui, lo piglia, che è sicuro di migliorarlo. Quindi non conta tanto il nome Valcareggi Mazzoni, no, conta no, il profilo, no, no, del no, giocatore. No, non vuole Ronaldo, non li vuole, questa gente io non li vuole. Vuole gente brava, che lui battezza brava, e quindi questa è una garanzia assoluta, e lui li migliora. Quindi Sarri è la persona che credo, io lo gradisco come alternativa Sarri. Se non si piglia Sarri, vuole prendere Sarri. Bene, o Sarri. Quindi molta Firenze che io frequento è d'accordo, però c'è da chiarire il rapporto fra i due. Che in passato c'è già stato, nel senso che Sarri l'avevano già trattato, ti ricordi, facevamo le trasmissioni insieme quando c'era Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Un momento lì, però lì la Fiorentina aveva ragione, perché quell'incontro che voi avete detto e scritto non è mai avvenuto. Lì aveva ragione il signor Gio Barone ad arrabbiarsi con la stampa, con i mezzi di comunicazione, perché quell'incontro là sopra figli, a Castelfranco, sì, non è mai avvenuto. Poi c'è stato anche un contenzioso legale, non mi fare i dribbling, non è mai avvenuto. Però un po' di contatti c'erano stati, non quell'incontro lì, Furio, che però sai, al telefono non lo quello lì li hanno visti al ristorante insieme, non è vero. Erano a casa di Sarri, dice, no, quella non è vero. Non è vero, quello... nemmeno a casa di Sarri. Però insomma, io so che difendi la tua io difendo la categoria, sì. Ma giusto, io difendo la mia, io ce l'ho, io no, però insomma, io sono pensionato. Era per, al di là dell'incontro, era per dire che c'erano stati già. Ti ricordi lo scontrino esibito, sì, che era una mangiata? Tu mi dirai, sì, della rosticceria cinese famosa. Sì, sì. Però ufficialmente quello non è, quindi questo per dire, non c'è stato un incontro. Ma però ci sono i telefoni, tante volte ci si quei contatti. No, dice, questo mi serviva per dire, se non sono trovati tanti anni fa, come si potrebbero trovare ora? La gente cambia, la gente invecchia un po', la gente capisce. Era quello che ti chiedevo. Si forma, vede, comincia a conoscere Firenze, comincia a vedere un po' come siamo messi noi, perché poi noi siamo molto simpatici a Firenze, molto, molto e molto. E questa, sai, la simpatia, l'allegria, la generosità, l'altezza, non le ho. Questo ci rende tutti molto uguali, e se no solo loro sono bravi, non loro intesa la proprietà, solo i ricchi, belli, no, siamo tutti belli, siamo tutti ricchi. Però a Firenze abbiamo una mentalità, come dire, e ci siamo bravi in tutto, perché noi con i Campini si è fatto 4 Champions, con i Campini, che poi lo schifo andando su e giù in bicicletta sembrava coso, si è fatto 4 Champions. Quindi ora tu mi dirai, con 12 campi si può, cioè altro che Champions, dici, altro tu. Che Champions, sì, 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 è vero, 4 Champions nell'epoca recente. Poi la storia della Fiorentina è fatta di tanti piazzamenti non nella è, Coppa non dei c'è Campioni. Automatismo fa il Park Viola stupendo, che io ti confermo che è stupendo, e il successo della, cioè, squadra. Ti dici, oltre al Viola Park ci vorrebbero altri investimenti sulla squadra, sì, per renderla, ecco, più competitiva. Ecco. Pigli un terzino importante, non pigli Faraoni. Cioè, ti mentalizzi a comprare l'anno prossimo. Cioè, te dici, quest'estate vuoi prendere un centrocampista, non vai a prenderlo uno da 7-8 milioni, ma fai un grande investimento a centrocampo. Io l'altro ieri simpaticamente dissi che bisogna andare a spendere di più. A spendere di più bisogna andare in dei negozi dove tutto costa di più. Certo. E allora
perché purtroppo non è un mondo di ricchi, ma la categoria dei calciatori, e ci sono le categorie. I giocatori che costano 20, 21, 25 sono meglio di altri, se no non costerebbero 20, 21, 25 e non guadagnerebbero oltre i 3, che questi guadagnano oltre i 3. Quindi chi decide di fare il presidente di una società di calcio ambiziosa potrebbe fare tutto un altro film e si diverte di più, perché qui c'è da buttare via i soldi e tentare di vincere, perché la certezza non te la dà nessuno, nessuno. Quindi dico, o alza l'asticella del fare la squadra. Per esempio ora ci vuole un direttore sportivo, Gio Barone, la sua, lui se ne intende benissimo, c'è da sostituire 7 centrocampisti. Io ho un po' di paura, perché il miglior centrocampista che ha la Fiorentina si chiama Gaetano Castrovilli, che ed però, è fuori rosa. Che però a giugno saluterà perché finisce il contratto. Sì, e quindi... ma è uno dei migliori giocatori insieme a Bonaventura, è questo qui, perché questo c'è storia, è nato nella primavera della Fiorentina. Vice campione d'Europa. Campione. Sì, campione d'Europa, questo gioca bene, questo è un 10 vero. Antonioni no, Antonioni è ineguagliabile. A parte la bandiera di Antonioni, è risparito un'altra volta, non si sa perché, una volta c'è, due, tre, no, non si sa perché. Ma io dico, e se loro bocciano Castrovilli, bene, bene, vuol dire che hanno dei gusti ancora migliori, perché qui sette centrocampisti svincolati, c'è solo Duncan che rimane? Ma in teoria lui avrebbe un rinnovo automatico, però anche lui scadenza 2024, ecco, sai, sul 2025. Il centrocampo, ti dice un vecchio mestierante come sono io, il centrocampo quello che... non è una banalità. Cioè, te dici, Maxim Lopez non viene riscattato, va via. Mandragora, sì, formalmente è sotto contratto. Arthur lo devi riscattare. Ma non lo riscatto mai, Arthur. Ti do ragione a loro. Voglio giocatori sani. Non lo voglio, Arturo. Mi diceva bene 3 partite, 5 sta fuori. Ma cosa me ne frega a me da Arthur? Non lo voglio. Bene, voglio uno meno bravo, ma che mi fa 30 presenze. Ecco, prima dicevi di giocatori pagati 20 milioni e che cosa. Gonzalez è stato pagato quasi 30 milioni. E anche ieri è stato uno tra i peggiori in campo. Gonzalez. Sei un po' deluso da Nico Gonzalez, vorresti di più? Dimmi la tua. Io non so se. Io un tema e giriamo anche i nostri ascoltatori. Una memoria contenuta, che la mia capienza è. Non c'è più posto nella mia memoria, mi casca la roba di là e di là, però quelle che voglio ricordarmi me le ricordo. Allora per Arturo è un giocatore che ormai è stabilito che non sta bene, cioè ha problemi fisici, ha problemi. Quindi per me non esiste la possibilità di farlo giocare nella Fiorentina. Poi che ti dicevo? No, dicevo, ti ho chiesto di Gonzalez, cioè se sei Gonzalez un po'... non fa plusvalenza. Gonzalez stava pagato? Quasi 30 milioni. Non la fa la plusvalenza. Lo dovresti vendere a 40, però perché dici Gonzalez, non è la plusvalenza. Mi era sfuggito quello che dicevo, che sono anziano, ma Gonzalez, caro Duccio, e non la fa più la plusvalenza. Quello che non è un fuoriclasse, la parola fuoriclasse è troppa per lui. È un ottimo, un gran bel giocatore, ma fuoriclasse no. Gonzalez ora lo vende a 25, 28, 27, 30. Poi fra l'altro sanno che non sta bene, quindi chi compra è padrone. Quindi lì la plusvalenza e non la fai. Col senno di poi te mi stai e dicendo io se, lo darei se via. Quando ti hanno offerto 40 milioni come ci hanno detto l'estate scorso andava venduto. Bene, allora abbiamo la prima pubblicità, poi sentiamo i primi messaggi dei nostri ascoltatori. Ovviamente ci potete scrivere quale squadra vorreste incontrare al sorteggio. Le ribadiamo, le squadre che può trovare la Fiorentina, perché c'è il PAOK di Salonicco, c'è l'Olympiakos, c'è l'Aston Villa, c'è il Bruges, il Lille e il Victoria Pilsen. Facile, dai, Paulsen e l'altro e Paolo, sì, sono secondo me le squadre un pochino più abbordabili. Si piglia una delle due, vabbè, speriamo Furio. Dalle 14 c'è il sorteggio, mentre alle 13 c'è il sorteggio di Europa League con le tre italiane, Milan, Roma e Atalanta. In Champions l'abbiamo visto prima a mezzogiorno con Furio di là in redazione. Bello. Uscito Real Madrid Manchester City, finale anticipata, Atletico Madrid Borussia Dortmund, e ovviamente chi vince si incontrerà semifinale, Arsenal contro Bayern di Monaco e Barcellona Paris Saint Germain. Anche in questo caso chi vince si incontra in semifinale. Pubblicità e torniamo.
Potrei fare una domanda al signor Valcareggi, ma Castrovilli, così fenomeno, bravo, eccezionale, pazzesco, ma come mai l'anno scorso era stato venduto in Inghilterra e non si erano accapigliati i club italiani per prenderlo? Una domanda senza polemica. Il bagno di Firenze. Quello che è successo ieri sera a fine partita un po' mi dispiace, perché queste cose a noi non ci riguardavano un tempo. La guerra alla UEFA li si faceva per la bomba a Salerno, per la finale del 90 a Avellino, tifando contro la nazionale di calcio, ecco. Però c'è la democrazia, viva la democrazia, dove ognuno è libero di esprimere i propri dissensi, le proprie opinioni, senza offendere chiaramente. E avanti Viola, a bestia. Un abbraccio a tutti, Alessio da Cracovia. Allora, 12:49 minuti qui sulle di radio, c'è il baglio di Firenze e ti chiedeva di Castrovilli, quindi andiamo alla risposta al baglio. Perché ne so io perché l'hanno preso? Io ti dico cosa farei io, cosa fanno gli altri non te lo dico. Per me, se vuoi discutere di Castrovilli, si discute, per me è un giocatore importantissimo, bravo, da prima fascia. Per te no, e se ne può discutere, ma sai, calcio, se togli queste discussioni qui e finisce. Io Castrovilli lo tengo fisso e gli do la fascia di capitano, perché la fascia di capitano si dà, c'è una gerarchia nel calcio. Lui nasce nel settore giovanile della Fiorentina, fa tutta la carriera, arriva alla prima squadra, gioca in nazionale, c'ha la maglia 10, è capitano, perché anche per anzianità è capitano lui. Non vedo perché arriva uno straniero e si debba fare un argentino, un francese, chi viene, no! Il capitano della Fiorentina è quello che ha più militanza e quello che in carriera è, guarda, quello precedente, il numero 10 precedente, si chiama Giancarlo Antonioni. Ora il 10 ce l'ha Gonzalez. Che non c'è più la bandiera d'Antonioni. L'avevo rivista e poi è sparita. Una volta l'avevo detta anche in cronaca con Mario, ce l'avevamo detto in cronaca. Allora, giù a Scasella la mette. Ci sono altri messaggi. Allora, sul discorso italiano c'è un ascoltatore che ti chiede quanto Furio secondo te è presente Ramadani nelle dichiarazioni di Italiano, cioè quanto può essere decisivo o no un mediatore di quella importanza nella decisione fondamentale del suo assistito fondamentale. Ramadani che è anche Sarri, è bello litigare, ma ragazzi, ma avere due giocatori importanti è meglio che avere due pippe. Ramadani dove va? Fa go. Quindi perché i grandi giocatori, quelli scelgono i procuratori e vanno? Perché è bravo, perché è un bel negozio, perché vende a squadre importanti, si è fatto una carriera, si è fatto un'organizzazione, che non sono come diano tutti, sono dei fenomeni a lavorare. Sono dei fenomeni, perché il repertorio, cioè la lista dei calciatori che ha Ramadani, a calciatori solo per grandi squadre, capisci? Quindi viva Ramadani! Quando bussano, io potrei essere invidioso. Non sono invidioso, li ammiro. Raiola è stato un fenomeno, ricordati. Lo sai che ha fatto Raiola? Ha sbagliato con Balotelli. Lo doveva educare, perché nei compiti del procuratore c'è anche questo. Bisognava migliorarlo, perché gli ha fatto buttare via una carriera. Quindi sei della filosofia che fare affari con Ramadani porta i suoi vantaggi, perché ti offre tutta merce di prima qualità. Ragazzi, io l'ho detto l'altro ieri, i negozi cari, c'è della bella roba, costa un po', costa di più, però c'è della bella roba, quindi difficilmente ti vesti male se tu vai in via Tornabuoni. Allora, poi c'è chi ti scrive: Sarri non viene nemmeno dipinto. È vero. Per quale motivo, se potesse rispondere? Perché probabilmente c'è una personalità forte che combatte con la personalità della dirigenza della Fiorentina, perché anche qui sono tutti personalità forti, perché Gio Barone ha tutti i difetti che può avere, però si vede che è un'autoritaria che comanda lui, e quindi si prende ogni tipo di responsabilità. Viva Gio Barone, ma deve stare con allenatori più morbidi, più convincibili, più con meno carriera, da formarli. È un esempio, dovrebbe essere Aquilani. Alberto Aquilani. Quindi, ma non è che Aquilani sta a quello, dice che Aquilani, io ho visto già bene Aquilani a pallone a Roma. Guarda quando Aquilani c'era Platini, questo quando giocava bene. Poi dopo anche lui ha avuto infortuni, a parte ha fatto una carriera stupenda. Però che Aquilani
faccia una formazione sbagliata è impossibile, perché giocava troppo bene da centrocampista. Quindi Aquilani tirato su potrebbe venire, non so come va a Pisa, a oggi tutto. Sarebbe playoff, vedi, va benissimo. E quindi Aquilani a Firenze, perché no? È la personalità moderata di Aquilani, non che si fa fare la formazione, però forse c'è più agio di parlare con Aquilani che con Sarri. Sì, anche perché insomma l'anno scorso ci sono stati dei momenti della stagione dove Italiano era parecchio, ma parecchio in bilico, e la soluzione interna di promuovere Aquilani dalla primavera era balenata più di una volta ai dirigenti della Fiorentina. Quindi anche... sarebbe una cosa procrastinata, ma con un'esperienza in più da allenatore, sì, primo allenatore di Aquilani. L'anno scorso, in quei tempi là, era ovvio che chi è che è l'allenatore della primavera subentra. Quindi questa è una procedura che ho già visto e rivisto, e quindi va bene. Ora però quest'anno è proprio una scelta, quest'anno si sceglie allenatore della prima squadra Alberto Aquilani. Questa è una, ora vorrei smuovere sensazioni o pareri o polemiche, è una mia personalissima idea, che per la dirigenza, per i programmi e per tutto Aquilani potrebbe essere la scarpa giusta. Allora, dimmi te un allenatore, un altro, le faccio io la domanda a te. Chi viene? Chi prende? Per esempio, fai conto che qui ci sia una dirigenza normale, c'è un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente, che ascoltano, parlano, dibattono e fanno. Dimmi, allora, chi pigli. Io andrei su un profilo che ha grande carriera in nazionale. Fai il nome. Per esempio, Grosso. Grande carriera in nazionale, calciatore, sì, perché è un altro film, è l'allenatore. Lo però so, io però, so che... però ti ricordi bene che per Commisso Barone il fatto di aver fatto la nazionale, quindi la nazionale che per gli italoamericani a New York soprattutto è il trade union con la propria terra, ha un peso specifico. Quindi avevano sentito De Rossi, ti ricordi, senza Pasentino, avevano offerto, allora, la panchina a Cannavaro. Fabio Grosso, ti do una notizia, è molto bravo. Ecco. Un mio giocatore è stato allenato da lui. No, dico Grosso per dirne uno, no, è il primo che mi viene in mente. È bravissimo come allenatore. Ha cattiveria, è uno che non si fa pestapiedi, è uno che alza la voce, è uno che quando parla quello che dice arriva, quindi questo è il segreto. Poi se c'è anche la squadra buona vince. Vado fuori contesto, però Aldo ci manda questo messaggio storico. Aldo ti scrive: grande Furio, ho letto sul libro di Borghini dei Rioni che è nato nel palazzo degli Antellesi in Santa Croce. Un fiorentino doc che ama la sua città e la nostra Fiorentina, e lo dimostra i suoi discorsi. Io sono nato lì. Esatto, vedi. Io sono nato lì al 22, agli Antellesi, certo. Ma che mi volete dire a me? Ma lo sai questa... Ma c'ho i brividi. Io sono in piazza Santa Croce, avevo 7 finestre sulla piazza. Quelle finestre enormi. Che entra la luce sempre, anche l'inverno. Tutte le travi, c'era Dante lì in mezzo. Dante stava lì in mezzo, la IAE, non si andava a giocare a tappini intorno. Poi si andava a Padre Giulio a giocare a calcio sotto il campanile. È bellissimo, io sono stato là. Poi andavo a Bergamo 3 anni, tornai e mi trovavo in piazza Fardella. Vicino a Coverciano, ma brutto. Sì, però Croce. Poi il quartiere 2 è diventato il tuo quartiere. L'ho visto stamani, Pierguidi. Allora, caro Furio, dai tuoi discorsi, Barone avrebbe l'ultima parola anche il prossimo campionato. Ma dove si vuole andare con questi? Non l'ultima, c'ha la prima, l'ultima e la penultima. Ce l'ha tutte lui, ma lo dice, ma è sicuro di sé. Quindi questo va molto bene, avere sicurezza delle proprie idee. Però nel calcio, io gli do un consiglio: un parere solo è troppo poco, 4 sono troppi, ma un paio di pareri con persone ben identificate, senza togliere niente al bar, ma avere uno che ti chiude il pacchettino, te lo spiega, ci vuole. Un solo parere non è buono, 4 sono troppi. 2-3. 2 anche 2,5, va. No, chiedere due volte a 2. Allora, poi c'è chi ci scrive: questa società che ha un ego che supera le ambizioni sportive non ci porta da nessuna parte. Prima doveva crescere la società e l'allenatore. No, non vogliono crescere ma rimanere mediocri, altrimenti si investirebbe allenatori che non siano garanzie, cioè che siano garanzie e non scommesse. Alessandro ti chiede cosa ne pensi di Gilardino.
Gilardino è un centravanti bravo, fantastico a Liverpool, di lì nacque l'abbattimento delle barriere dopo Liverpool, il gol del Gila, che dai 5 allo Stellini, un mio caro amico, in diretta, bellissimo. Gila è messo bene come personalità. Poi Gila, che era convinto di essere un grande allenatore, perché... Io a Siena avevo Di Santo, sì. Franceschino. Scuola cattolica. No, non inteso come la fiction che raccontava la strage del Circeo, ma... No, Scuola cattolica Virtus. Cattolica, ecco. Paolo Rossi. E allora Francesco era... E mi parlava no bene di Gilardino, di più. Poi Giorgio Perinetti lo mandò via, non si sa perché, e il Siena è andato dove è andato. Per dirti che Gila è un grande allenatore, ma è deciso, è convinto, lo convinci solo se si può convincere, o se è convinto di essere convinto, se no, quindi credo sia interlocutore tosto. Poi lì ci sarebbe da ricomporre anche i rapporti con Dario De Nelli, che in questo momento è il vice di Gilardino e che, come tante altre personalità, con la Fiorentina non si è lasciato benissimo, anche se poi insomma poco Dario è una figura molto molto un ottimo. Gran bravo figliolo, sì, poi insomma ha intrapreso oltre l'attività da come dire, collaboratore tecnico sopra Empoli, tutta l'attività io vado insomma, spesso di tipo, a Empoli di vigne, si fa un grandissimo vino. Pubblicità e poi torniamo qui sulle di radio. Allora ricordo 3925727775 per i vostri sms WhatsApp a Furio Valcareggi, per chiamarci 055 57 637. Furio esordito dicendo che dalle parole di Italiano è un addio e che lui al posto Italiano vorrebbe Maurizio Sarri, sì. Anche se è un po' improbabile, è più probabile Aquilani. Devono fare un po' di passi indietro tutti, e due passi indietro, un avanti, tre passi indietro, da trovare un accordo di partenza. Bene, ottimo, e siete d'accordo? Date altri nomi così Furio commenta e ne discutiamo insieme tra poco.
Allenatori bravi ce ne sono tanti a giro, anche giovani. Probabilmente Palladino è già pronto per fare il salto medio-alto, però è ovvio che in tutti i tifosi il sogno del grande allenatore, che poi sia Sarri, Ancelotti, Spalletti o Guardiola, ci sta tutti dentro, è ovvio. Però di una cosa, sento sempre dire ma Sarri può venire, Spalletti può venire, Sarri può venire, Spalletti può venire, ma per ora io ancora non ho visto nessuno, quindi di molte chiacchiere, se vogliono venire e vengano, e se quest'anno non verrà Sarri, allora bisognerebbe anche smetterla di parlare di questa gente. Ragazzi, comunque io so per certo che Italiano se ne va, e poi so per certo che porta con sé anche Zola. Paura, eh? Ciao Marco. Buongiorno Lady Radio, ciao Furio, però scusatemi, io con tutto il bene che vi voglio, e voi parlate di prendere giocatori da 25 milioni e poi uno vuole Aquilani, quell'altro vuole Grosso, ma dai ragazzi, se si fa per scherzare va bene, ma se siamo seri e c'è da preoccuparsi per davvero, eh. Grande Furio, io più che l'allenatore vorrei un direttore sportivo competente, che poi si sceglie l'allenatore come è sempre stato fatto e da lì si comincia a fare un progetto. Secondo me l'allenatore può mettere chi vuoi, ma se non c'è un direttore sportivo che lavora in sintonia, vai da poche parti, siamo punti a capo. Ci vuole prima un direttore sportivo e magari si mette Barone a fare il direttore generale. Ciao da Clandestino Inglese. Bene, 13 e 5 minuti qui su Lady Radio, eccoci rientrati in diretta. Furio, puoi rispondere a tutti calciatori, no, gli ascoltatori. Che Grosso, un giocatore bravo, diventa bravo. Tutti, è obbligatorio essere bravi con quegli giocatori bravi. Difficile fare il bravo con un giocatore che non è bravo, quindi... Il dubbio che c'ha questo signore, tu pigli Grosso e tu vuoi giocatori a 25, no, Grosso giocatori a 25 fa sicuramente bene, cioè, non è quello il problema. Poi il ragazzo che è di Scandicci lo sa sempre telefonato. Sì, Francesco, no? Francesco, salutiamo. Dice, non se ne parla, nemmeno se ne deve parlare di allenatori, non si parla di allenatori che possano allenare la Fiorentina. E Spalletti non tu l'ha mai visto, Ancelotti non tu l'ha mai visto, tu l'ha mai visto? No, certo, ma che vuol dire? Che vuol dire questo? Perché questi allenatori che vincono finché hanno energie e vanno nelle squadre. Ancelotti non ha vinto a Sassuolo, non ha vinto a Cittadella, l'ha vinto a Madrid, ha vinto a Monaco, ha vinto a Parigi, a Juventus, a Londra, ha vinto dove non si vince nemmeno Ancelotti, quindi almeno facci parlare di queste cose qui. Però l'allenatore della Fiorentina diventa un problema, perché quelli bravi hanno un po' di timore, credo, a lavorare a Firenze, perché Firenze è una piazza esigente, ci abbiamo tanti mezzi, deve avere un'evoluzione la società, che spero che cambi qualche atteggiamento e che sia socialmente più attaccata a Firenze, che fraternizzi un po' di più con la città e andare avanti insieme. Poi diventa una compagnia simpatica questa, non è che il calcio rende tutti, divide, ma se tu fai un qualcosa di buono siamo tutti fratelli, nel calcio. A proposito del Palazzo degli Antegliesi, che bello, ringrazio il grande amico e fedele ascoltatore Antonio, che ti dice la caratteristica del palazzo in cui sei nato, cioè è un palazzo storico e affascinante da un punto di vista anche architettonico, perché tutte le finestre sono asimmetriche e a distanza crescente, sono disegnate affinché sembrino tutte dalla stessa distanza di Santa Croce, alla stessa distanza di Santa Croce. Pensate, io sono nato alla terza, in prospettiva dal Sagrato. Io sono nato nella terza finestra, partendo dalla chiesa, venendo verso Piazza Signoria. Alla terza sono nato io in casa, la levatrice, la Pianigiani, che ha fatto nascere tutto il 46, 47, 48, ha fatto parto di due, e io sono prima si nasceva in casa. Abbiamo impostato con le parole di Italiano, che ha detto quelle cose lì, ma secondo te ci potrebbe essere un ravvicinamento? Non so, magari vince un trofeo Italiano e cambia idea. Magari incontra Commisso a quattro occhi e gli dice: vabbè, ti faccio Commisso una serie di investimenti. Io spero tanto in Commisso. Commisso, questo silenzio rumoroso di Commisso potrebbe essere anche. Allora basta, ho sentito tutti, allora si fa. E
miscela un po' tutte le cose, le mescola e trova una via d'uscita che piace un po' a tutti. E si può trovare, si può trovare. Però ecco, commisso è la speranza della Fiorentina, perché mi sembra un uomo equilibrato, non lo vediamo da tanti tanti mesi. Quanto è che non lo vediamo? È diverso tempo, cioè, da praticamente prima di Natale. Sicuramente sta bene, quando ha voglia di venire in Italia viene, partecipa ed è convincente con tutti, quantomeno non è che parla con un'autorità che gli è consentita e dà delle sentenze, non dà dei pareri, okay. Quindi deve venire il presidente a fare, a rimettere a posto tutto quello che sta accadendo, perché è un momento bello, se si vuole, perché la classifica è buona. La classifica ci sta a noi? No, hanno sorteggiato in Europa League Milan-Roma, il primo quarto di finale è Milan-Roma, quindi un'italiana sarà sicuramente in semifinale. Non so se saranno contenti a Milano o a Roma di beccarsi in questo quarto di finale. Vabbè, per il ranking almeno una va avanti, insomma. Quindi confidiamo tanto, ecco, non ci avevo pensato, ma Rocco Commisso può veramente miscelare tutte queste cose che noi diciamo, noi televisioni, giornalisti, popolo, bar, lui le conosce tutte perché è ben informato, Alessandro Ferrari lo informa di tutto. E poi lui, se si segna le cose, le riassume e le può sviluppare, può dare delle sentenze magari inaspettate, che socializza di più, che siamo tutti amici e si toglie queste nuvole che non hanno nessun senso. Di esiste. No, anche perché, Furio, il ragionamento parte da una premessa, cioè che anche in passato Commisso è stato colui che, per esempio, quando i dirigenti trattavano dei giocatori, cioè degli allenatori diversi da Iachini, si è imposto per confermare Iachini. L'Atalanta ha pescato il Liverpool, quindi penso un sorteggio peggiore non quindi ci potesse è bello essere. Insomma. Anche su Barabà ha avuto l'ha voluto prendere e se l'è preso. Quindi insomma. Sì, ma non ti fare impressionare del sorteggio, Duccio. Si sta parlando di noi. No, guardavo lì. No, dicevo. Ah, te frega. Dicevo che comunque Commisso può, come dire, rovesciare Commisso, il tutto. Certo. Questo potrebbe non essere un altro scenario. Insomma, soprattutto. Io aspetto il presidente. Che poi alla fine quello che comanda è che ha sempre ragione. Allora, ci fu una diretta qua io e Tenerani che volle me al microfono, me lo ricordo, eravamo noi tre ed è quando poi insomma mi invitò al Parco Viola che stava nascendo, che Mario sarà litigato. Va bene, allora queste sono notizie, dai, io e Mario siamo fratelli, è storia. Allora ti volevo dire, dopo mi fai parlare dei rigori? Sì, che ho chiamato Giovanni Galli, no, parliamo, gli ho già parliamo subito tutto. Dei rigori. Ieri non ce ne è stato bisogno, fortunatamente. No. Però Fiorentina ha sbagliato 5 rigori. Sì. Allora, sei preoccupato per questi. No. Bisogna sperare che venga in VAR, che ce l'ho lei, non ce la faccia tirare. No, ma ho sentito Giovanni, Mario, Sandro Bocci, Calamai, sì, che hanno tutta una strategia per parare il rigore, ma non è vero. Non è vero, il rigore ha una denominazione, gol o non gol. Beh, tirato bene, tirato male non è necessario, perché se uno fa lo scavino e fa gol è un rigore con gol e non è certo tirato bene. Quindi il rigore è un po' parlare come il sesso degli angeli, e quando c'è il rigore chiunque va, era sbagliato Lautaro ha tirato proprio fuori, l'hanno sbagliato tutti, l'ha sbagliato Roberto Baggio, l'ha sbagliato Baresi, l'ha sbagliato Giancarlo, l'ha sbagliato Paolo Rossi, l'ha sbagliato Diego, come si può Roberto quando... Baggio l'avevi detto, sì. Pasadena, quando Giovanni fece, io gli ho detto, si è riso stamane al telefono, quando il centravanti o chi per lui tira il rigore, mette la palla sul dischetto e mi guardava, io glielo paravo. Non è vero, non è vero, non è questo automatismo. Non ci credo, Giovanni, me lo puoi spiegare a colori o tu vuoi. Quindi diciamo che secondo te non c'è problema della Fiorentina ai rigori, è solamente un discorso di sfortuna in questo momento. Rigorista, scusa, ma chi più di Biraghi è indicato, batte calci d'angolo, batte le punizioni, c'è un bel piede, a parte che quando la palla è in movimento su 10 cross ne arriva 2, però il piede di Biraghi è splendido, non è che Biraghi ci siamo anche sentiti al telefono tutto. Però
E chi meglio di lui tira i rigori? Ma non vuol dire, perché se ora questi bietoloni di portiere sono 2 metri l'uno, come si butta da una parte? È come buttare su una saracinesca. Quindi a destra e a sinistra è come maschio o femmina, non c'era le analisi per sapere com'era il sesso del bambino che nasceva. Quando fai testo o croce, dice. Testo o croce, quindi ti dico, il rigore è una cosa che esiste, si fa, non si fa. La vita non cambia, l'hanno sbagliato tutti, lo risbaglieranno tutti. Certo, chi non lo sbaglia e chi non lo tira. Paolo Maldini. Paolo Maldini è una delle cose più belle che il calcio abbia. Non tirava i rigori, non si è accorto di questo? No, non ha mai tirato uno in carriera. Beh, perché non sapeva con quale piede calciarlo. Ah, perché era talmente destro bravo adesso. E poi perché non aveva la voglia. Con tutto, Paolo Maldini. Gli si può rimproverare qualcosa a Paolo Maldini? Beh, Davide non ha mai tirato un calcio di rigore. Davide ti scrive: ti ricordi di quando ne sbagliò 2 dei sisti con il Milan in un quarto d'ora? Pizzaballa in porta. Gigi Pizzaballa in porta, certo che mi ricordo. Fra l'altro il 13 è il compleanno di Giancarlo e abbiamo fatto un video io e Giancarlo. Il 13 marzo è la data per me, perché... Però insomma, se ne ha sbagliati 2 dei sisti, non lo chiamo più Picchio, perché Picchio si chiama da giocatore. Ora un uomo di 82 anni, picchio, Giancarlo. Sì. Giancarlo. Giusto, giusto. Giancarlo. Giusto, dai, giusto, giusto, giusto. Dici una cosa. Che picchio. Una volta picchio. Uno ha smesso di giocare. Giancarlo, signor Giancarlo, c'ha una famiglia stupenda. C'ha un nipote che gioca benissimo. Io l'ho premiato al torneo Rocco. Come si chiama? Non mi ricordo di nulla. È il medianino della Roma, ma 2007, ma forte vero. Desiderio. Non mi ricordo come si chiama. Allora, pubblicità, poi rientriamo in diretta. Giusto, un ascoltatore ci scrive che Antonio Maldini ha tirato un rigore a Euro 2000, quello con l'Olanda in semifinale, quando Torlo parò 83 rigori. Lo tirò? Tirò quello, mi ricordo, sì, che Torlo ne parò 83 tra tempi perché regolamentari. Perché andarono a oltranza? O forse era uno dei 5, no, no, a oltranza. Ma nei 5 non andava Maldini. Però mi sembra che Toldo ne parò. Comunque dopo ricontrolliamo. Però insomma, quello è un esempio. Pubblicità e poi torniamo tra poco qui a Lady Radio. Complimenti Furio, avevi ragione, il Gallo e gli ha un pulcino, c'è il tiro dello 0-0. Vabbè, comunque c'è sorteggi e la Fiorentina c'è, va bene così. Ciao Massi.
Bene, 13-18 minuti, avevi, avevi Lucio, parlato di Belotti. Chiamato Luca Salimbeni, sì? Il mio dermatologo. Fatevi la mappatura, ragazzi, fatevi la mappatura. A me, io sono sto Luca, perché stava a Piazza Santa Croce, il primo piano, sì. Era un bambino. Che io, lui so proprio, mi sta avviziando, lo trovo, mi guarda, ma ha levato 5-6-9. Quello questo è una roba fatta, sì, dovrei andare anch'io. Ho detto, guarda, io me lo ricordo, Luca, Luca Salimbeni, libraio. Allora, però ci scrive Nico che praticamente c'è un giocatore italiano che in carriera ha fatto praticamente sempre gol dagli 11 metri. 10 su 10, Adelio Moro. Scrive, Moro, giocava nel Verona, esatto. Mio amico, autista di Facchetti. Vedi. Adelio Moro, se è vero, l'ha sbagliato anche lui, anche a Ascoli li ha fatti, a Verona li ha fatti, ma credo un paio l'abbia sbagliato. Però, e se non l'ha sbagliato, io confermo la regola. Che bravo. Adelio è stato un grande giocatore. Nico Gonzalez, prima degli ultimi due rigori aveva fatto sbagliato sempre Baggio, l'ha sbagliato Diego, 100, l'ha sbagliato Antonioni, vuol dire che hanno sbaglio concesso. Ci può stare, è un episodio. Ci può stare, certo. A proposito di singoli, ieri qualcuno ha criticato i 10 minuti, 10, 5 più 5 di recupero di Fabiano Parisi, ritenendolo responsabile del gol del Maccabi. Bisogna stare tranquilli però, Furio, perché non si può passare dal deve giocare per forza Parisi a fa un errore dopo tante partite non gioca. Grazie, perché non gioca Parisi? Perché il mio amico Biraghi ha fatto anche prestazioni non buone, e fai Caiotè e Parisi è una coppia che ti dà per un paio d'anni, tre, ti dà una sorta di sicurezza ad alto livello. Quindi se poi entra e sbaglia, voglio dire, Parisi è un giocatore che è costato soldi e che li vale e che può sbagliare senza dubbio, però con coraggio andiamo avanti. Se sbaglia la partita contro il Maccabi, dice, se ce ne faremo una ragione, Maccabi, se no, che poi sbaglia, insomma. Poi sai, voglio dire, perché vedi, è vero, sbagliano, però anche un'altra cosa voglio dire, con la Roma tutto qui, tutto là, ma Sottil Sottil che ha preso tutti i 10 con la Roma, ma vi basta quello che ha fatto? A me non mi basta quello che ha fatto Sottil con la Roma, ma proprio per niente. Ha fatto una partita da seino, dato 6,5, seino per me, perché il potenziale va conosciuto, e se io posso andare a 180 all'ora e viaggio a 100, va bene. Tu devi andare minimo a 160, 170, e non andava. Con la Roma ha giocato Nino, ma non va bene, il tuo livello è un altro. Mi fai avvelenare, ma mi fai veramente avvelenare. Ieri com'è andato? Ieri è andato, secondo me, da 6, cioè, partita da 6, nulla di particolare. È andato meglio con la Roma, secondo me. Almeno aveva fatto ammonire due giocatori. Ieri ha sbagliato un gol abbastanza semplice davanti alla porta. Però capisco il tuo ragionamento. Sei già vanificato. Capisco il tuo ragionamento. Cioè, te dici, è un giocatore che mi può dare l'8, non gli posso dare un 6 per accontentare. Non ci si deve accontentare, bisogna essere esigenti. Gli allenatori veri li tritano in mezzo. Però in questo momento Sottil è avanti nelle considerazioni italiano rispetto ai Coné. Su questo sei d'accordo? Gioca spessissimo. Quindi italiano, questa è una cosa che l'italiano sicuramente me la spiega, perché magari lo sai cosa? Faccio un po' fatica a credere che in allenamento sia uno che dà tutto, perché come lo vedi Sottil tanto agonismo, tanta passione non la trasmette, perché ha tanti di quei mezzi che chi ha tanti mezzi si allena meno di un altro, capito? Dici, possa andare un pochino più piano, ecco, tanto compensa. Però è vero, Sottil c'ha una fiducia su questo ragazzo, che in momenti dove lui faceva male è ripartito da titolare, quindi lui deve ringraziarlo tanto, italiano, a Sottil, molto deve ringraziare, perché gli sta volendo bene e crede nelle sue qualità e fa di tutto perché lui le possa mettere in mostra. Assolutamente, anche perché poi qua a me rientra un infortunio. Portiere, ieri Terracciano male, ma sul gol male. Terracciano, io l'ho già detto a questo autorevole microfono, Terracciano è un grande 12. Duccio, l'ho già detto. Io sono d'accordo con il te, c'è poco da aggiungere. È un ruolo.
Il 12 è un ruolo che va fatto bene, perché non devi rompere, non devi essere invidioso, devi incoraggiare il titolare, devi aumentare quello, devi essere a fratello del titolare, devi incoraggiarlo, non lo devi gufare. Quindi è però allo stesso modo devi farti trovare pronto quando tocca a te. E quando entri sei un bel portiere, ma sei un nato 12, a mio modo, non è offensivo, sei nato 12. Ma insomma, quindi fai il 12. Cioè, non si può perdere quello dell'Empoli. A te dici Vicario andava preso subito. Vicario costava, cioè, un'offerta in mano di una quindicina di milioni. Si va a noi con 8-9. È un po' poco. Se si va con 16 si piglia. Non posso far vedere ai nostri ascoltatori la tua faccia quando hai detto si va con 8-9, ma è una faccia 16, di grande delusione. Si piglia e si mette a posto il ruolo del portiere per 10 anni. Ora, prima te hai detto che Caiode, Caiode che Parisi... poi li vanno tenuti. Un momento, il Park Viola c'ha un obbligo assoluto, che ora Chiesa e Vlaovic non li devi vendere, li devi tenere. Sei sicuro? Se che ci capiterà un altro Vlaovic, cioè te sei sicuro che in estate, se arriva un'offerta a 25 milioni per Caiode, la Fiorentina dice no? Ma se non si va avanti, cioè, noi siamo passati la barriera di quelli forti, non siamo fra i ricchi anche come proposta del futuro. Se noi non si può fare l'Europa League, cioè l'Europa League si fa con i giocatori che costano, che hanno mercato e che hanno un po' di storia precedente che conferma il costo che hanno vinto, sono andati e quindi va preso no un cominciereccio. Tu puoi avere la fortuna di che tu vuoi, però è più difficile. Quindi il mercato della Fiorentina purtroppo sarà un evento molto costoso per la proprietà, perché se vuoi fare una squadra per andare a fare la Coppa UEFA e devi spendere tanti soldi, puoi vendere Nico Gonzalez, vendilo pure. Te dici il sacrificio da fare è Nico Gonzalez, per ottenere tutto il resto. Nessuno si è svenato con Nico Gonzalez, anche poi ieri sentivo Malucci, sentivo Costantino, perché si toccava una coscia, non stava bene, più basta con questi infortuni, voglio sani, voglio pigliare giocatori che minimo hanno fatto 25 partite nei tre campionati precedenti, se no non va bene gli infortunati, non vanno. Anche Dodò ho paura, si è entrato un po' prima, perché il Crociato ha delle leggi scritte. A 5 mesi te sei guarito clinicamente. Può andare in banca, può andare a caccia. Ti puoi anche allenare volendo, ma allenare dici te, non giocare le partite. No, infatti la scuola dei 5 mesi pronti è la scuola che ha fatto qualche danno. 3-4 giocatori di Serie A che si sono rifatti, perché il legamento prevede 9 mesi. A 9 mesi c'hai il 10% di possibilità di rifarti male. A 12 il legamento, dopo un anno, il legamento quello ricostruito è più forte di quello che ti ha dato la natura. Su quello io sono d'accordo. Non vorrei che anche in questo caso, però, Furio, ci fosse una corsa a far rientrare prima i giocatori per poter poi dire: ah, guarda come siamo bravi con i macchinari nuovi a far rientrare prima i giocatori. No, perché poi la Fiorentina ha dei macchinari a Viola Park all'avanguardia, però comunque recupero tipo una struttura dove hai l'acqua, tipo acqua per simulare l'assenza di gravità, te cammini come se non ci fosse la gravità e recuperi prima il tono muscolare rispetto che un conto è recuperare da un punto di vista clinico, un conto è tornare al 100% in campo, perché come dicevi giustamente è abbastanza conseguenziale però Duccio... Nico Gonzalez è ritornato in campo, ma non è quello dell'infortunio. Un po' di... Ora non lo so, però il fatto che un macchinario ti mette in piena forma ti garantisce le prestazioni. Però seguivo quello che dicevi te su Dodò, cioè Dodò rientra. C'è un tempo tecnico. È un tempo tecnico, rientra. Ci vuole, però ci vuole ancora... il macchinario, ci vuole passi il tempo. Ecco, appunto. Lui è guarito per fare quello che dici te, anche per allenarsi con la squadra. È guarito clinicamente. Però giocare è un'altra cosa. Cioè, il ritmo partita. Se uno lavorasse, può andare a lavorare, esatto. Però lavorare e giocare a pallone, no. Sì. C'è dei rischi solenni di ricadere nel problema. Come se a Villa Stuart
E sono decaduti in 4-5, ma roba Marchisio, sta roba qua, Florenzi, sta roba Pesa, roba già nazionale, eh. Non voglio mettere zizzania. No, te stai dicendo che il recupero lampo va bene, però insomma c'è dei tempi tecnici, insomma. Assolutamente, soprattutto sì, per certi tipi di infortuni. Ora uno stiramento sì, è un'altra poi, cosa. Nell'anno che dico io del legamento, c'è compreso lo stiramento quando ricominci, la contrattura quando ricominci, che è matematica. Sì, perché prima carichi l'altra gamba e quindi prima hai contrattura, esatto. Poi stiramentino 5 settimane. E te ne viene un paio se non stai attento, quindi ci vuole un anno, finisci la prima di campionato, ricominci la prima di campionato dell'anno dopo. Per esempio Abraham alla Roma si è fatto male e rientrerà con tutta la calma del caso, eppure ha avuto un infortunio insomma anche lui molto molto pesante. Allora intanto ci sono delle accuse da Israele nei confronti della curva Fiesole della Fiorentina. Maccabi Haifa molestata da terroristi, scrive il Jerusalem Post. Si legge che dopo la sconfitta il Maccabi è sceso negli spogliatoi, ma lungo il percorso è passato davanti agli ultras della Fiorentina che hanno schernito i giocatori imprecando e sventolando bandiere palestinesi. I giocatori israeliani si sono arrabbiati e hanno affrontato i tifosi ieri sera, no, mentre rientrava nel tunnel sotto la Fiesole, mostrando le bandiere israeliane dai loro telefoni. Successivamente il Maccabi ha affermato di aver ricevuto abusi anche da parte del personale di sicurezza dello stadio, che secondo il rapporto fatto per venire dalla UEFA ha definito la squadra terroristi. Gli insulti, oltre alle presunte imprecazioni antisemite pronunciate dal personale di sicurezza dello stadio, hanno quasi portato a un litigio con il personale israeliano. La situazione si è calmata quando sono intervenuti i giocatori del Maccabi. Pubblicità e poi torniamo qui sulle diragne. Sì, ho capito Furio, è vero che Terracciano è un buon 12, ma no, a noi ci manca l'1, 1. Mi diverto oggi. Eccoci qua, 13:31 minuti, ti ha detto questo ascoltatore che, noi, che alla Fiorentina serve il numero 1, e quello dicevi te, di portieri, no? Sì, perché il Terracciano, io ho fatto questa mia personalissima valutazione, disamina, è un grandissimo 12 e il numero 1 lo vorrei più forte, perché a volte non vede qualcosa. Ma insomma Furio, la storia, te giustamente quando parli un giocatore parli della storia, la storia di Terracciano è fatta di essere un numero 12 fino a 3 anni fa, poi qui a Firenze ha fatto le cose importanti, ma per andare avanti serve altro, insomma io sono molto d'accordo, sì, cioè, con te. Poi noi a Firenze abbiamo sta storia che ci insomma dura accontentare un fiorentino con i portieri, capito? Quindi come si accontenta un fiorentino al di là dei portieri in generale? È difficile, Non c'è possibilità, non c'è possibilità assoluta, perché c'è sempre qualcosa e noi in più che sappiamo noi e basta. Perché io credo, perché ti faccio questa domanda? Perché all'origine di quello che hai detto te, c'è
è proprio l'origine della difficoltà nel interfacciarsi con questa proprietà, no? Perché le prime lamentele di Commisso nei confronti della piazza nascono nel momento in cui la piazza dice qualcosa a Commisso, no? Come se il Fiorentino fosse per indole uno abituato a dire sì grazie, sì grazie, sì grazie, sì grazie. Se lo dice una volta è già grassa, no? Mi insegni bene. E quindi il fatto di non riconoscere tutte le volte. So che ha fatto delle uscite con Dante. Noi non siamo come Dante, ce ne eravamo accorti. Nessuno farà come avete fatto con Dante, esiliato, insomma. Sì, però diciamo, noi fiorentini siamo un popolo fiorentino, se non siamo tanti, però siamo uniti, siamo simpatici, siamo accoglienti, siamo ruffiani quanto basta, siamo ipocriti quanto basta, per vivere bene, per vivere in una città stupenda dove, come la nostra, non ci vergogniamo di niente, siamo montatelli, montati, perché quando arriva un mio amico e lo foggerà per la città, mi sento io padrone, perché ti senti il discendente dei geni del Rinascimento. Tu li porto in piazza Santa Rosa, te poi quando sono io li fa, ma io come vado a me, perché capito, quindi è un vanto che abbiamo noi che siamo una città. Quando si ospita, e poi noi siamo ospitali perché è per esigenza, per necessità, perché l'ospitalità, c'è tutto il mondo a Firenze, non c'è una stagione sul Ponte Vecchio, bisogna camminare di profilo, se non si passa, sembra essere sui 17 e tocca e mezzo, perché non si passa dalla gente che c'è, e quindi e li vogliamo bene a tutti, a chi butta i fazzoletti, perché anche quando io... Nardella da ultimo è un po' cambiato, però succede dopo tanti anni. Però quando Nardella sosteneva che Firenze è tenuta bene, ero d'accordo, perché arriva queste masnade di ragazzini con le merendine, i cosi, la schiacciata, tutto in terra. Ecco, Firenze non è, è curata bene per quello che potrebbe essere, no? Per quello. Poi certo c'è qualche bottiglia, qualche lattina, ma per quello che potrebbe accadere, per la gente che c'è, potrebbe essere veramente peggio. E quindi noi siamo una città che abbiamo ospitato il pianeta a Firenze. Ecco, bisognerebbe un po' d'ospitalità. Quando siamo ospiti bisognerebbe non mettere piedi sul tavolino. Bisognerebbe avere rispetto dell'ospite e quindi magari questa volta non avviene, non va bene, perché poi se si mette a discutere fra noi e loro viene fuori una cosa che alla lunga si vince noi, perché Firenze rimane, la Fiorentina rimane, c'è sempre stato qualcuno, abbiamo un retroterra stupendo, anche se siamo andati in B, in C2, però noi abbiamo storia. Cioè te dici, prima del 2019 la storia della Fiorentina è fatta di coppe, è fatta di piazzamenti, è fatta di Champions, cose belle come Firenze e tutto. Quindi siamo arrivati tante volte vicino nel podio, poi no, però siamo una bella società, con una bella storia, e si sta giustamente in Serie A a un livello medio-alto. Certo, prima quando ero ragazzo io si partiva sempre come favoriti per lo scudetto, lui ha con un si partiva sempre, dopo no, con Battistuta sì, con Batti si partiva per vincere, poi dopo siamo sempre stati una squadra da podio, l'Atalanta che poi ha fatto meraviglie fino a 10 anni fa, partiva per non retrocedere. Ecco, tutto questo ti dispiace? Perché sì, quando senti modello Atalanta ti dispiace? Sì, modello Atalanta, modello Bologna Atalanta, nell'ultimo anno. Sì, te parli di Sartori, Giovanni Sartori, tu mi dirai, sono tutti amici, è proprio amico mio Giovanni. Sartori è un grande, non ha mai vinto nulla Giovanni. Ho fatto Blues Valenze, Giovanni ha vinto a Verona, a Chievo, che io gli detti Lupatelli. E lì fecero, vedete, Lupatelli, vinsero andando in Serie A, la prima partita a Firenze 2-1 per loro,
c'era Lupatelli in porta, Campo era bruttissimo, lo ricordo, c'era Gigi De Noemi e vinsero 2-1 loro. Cossato, Marazzina, Marazzina, c'erano tutti, c'erano Danna, loro. D'Angelo, Lanna, Sergio Pellissieri, Eliberto, poi Luciano, Eliberto, Luciano, Corini, c'erano insomma, c'era sì. Corini, D'Angelo, c'erano tutti, c'erano tutti. E Lupatelli in porta, che era il mio giocatore. E poi l'anno lì vinse, andarono addirittura in Coppa UEFA. Quindi te dici il successo di Sartori è quello lì, poi... Sartori, non so se te l'ho già detto, io lo chiamai perché a lui interessava Zerbin, bellissimo. E il fatto che a Sartori gli piaccia un mio giocatore, a me mi metto una coccarda, e lo devo dire, e lo voglio dire perché mi gratifica. Bene. E allora va bene, io lo chiamo, allora come si fa? Ma ancora non ho dato via Orsolini, come si fa? Bisogna vedere, bisogna fare, però ti allo fermo perché lo voglio. Dove sto andando? Nord Europa, da agosto, credo fosse proprio il 15, in macchina da solo, vado a vedere dove c'è un giocatore che mi piace da morire. Io, conoscendo, l'ho chiesto al dottor, tanto me lo dice, sì che... Ma lo vai in macchina, sai, l'ho detto a Mario questo. Questo è un retroscena. Vai in macchina, sai perché? Perché il popolo dei tuoi colleghi giornalisti che fanno mercato a livello vanno a vedere la lista degli imbarchi agli aeroporti. Se Giovanni Sartori va ad Amsterdam, chi c'è? C'è Ducci, non c'è, chi c'è? C'è Duccio, c'è Mazzoni, c'è si fanno. Cominciano a buttare nel mezzo dei nomi e, loro, e lì ci vuole, come dice Corvino, il nero di seppia, nessuno deve sapere niente. Quando uno si muove deve andare libero. Se no, quello, visto anche Sartori, vanno in 5 squadre. E quindi mi raccontava che lui andava a vedere una partita in macchina da solo, aveva ancora 6 ore di macchina da fare. Sarà stato a vedere Beuke alla Z. Oppure quello che fa sempre con la... Zirkzee. Però c'era di già, era no, quest'anno. L'altro, Ferguson. Non so più. Ferguson, però mi sembra gli unici arrivati dal nord sono stati Beuke, ma dalla Z. Stasera volevo andare a Empoli, però piove, sono vecchio, non ci vado perché Sartori mi dicono che segue un po' la prima squadra, prima lo faceva. Sì, sì, lo inquadrano quasi sempre in tribuna. Sì, 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 assolutamente. Però ecco, alla luce di tutto questo, il modello Atalanta è un modello che ti dispiace. Perché insomma dovrebbe essere un modello alla Fiorentina. È bravo, quanto è antipatico, quanto è simpatico, uguale. E quindi è bravo, è cattivo, non perdona, non ha tanta amicizia. È uno che vuole, non c'è problemi. Gasperini ottiene. Perché quando un allenatore diventa simpatico, è fine. L'allenatore deve creare ansia, deve creare stress, deve creare ma che vorrà oggi, ma che vorrà oggi, oggi ci fa, che vorrai, che non vorrà. È come il datore di lavoro, deve essere sempre, se è amico... Mai contento, mai contento. Ma se appagato. No, perché ai giocatori, che è una categoria che io conosco molto bene, li dai mezzo dito, ti pigliano fino alla gamba sinistra. Non mai, mai e poi mai. Devi stare... Capello, antipaticissimo. Sacchi, ma lo sai Sacchi che ha fatto una volta? Sai, l'ho detto anche a Gagliani. Allora, vigilia di una partita di Champions a Milano. Pranzo alle 6, alle 9. Silenzio prima di essere in chiesa. A un certo punto un giocatore mi passa il sale. Vedi, non c'è con la testa, lo vedi, non c'è con la testa, pensa al sale. Lo vedi già. Bene, spero non fosse un giocatore forte, era un giocatore forte. Queste sono le manie molto spesso qualche allenatore. Da un giocatore. Quindi aveva chiesto il sale, quindi... Arrivava, io andavo là, c'avevo là, c'era chi era dei nostri, Massaro, c'era... C'era Giovanni, però Giovanni non c'era nella partita lì. E quando arrivava Sacchi a Milanello, il barista, arriva Sacchi, mette a posto portaceneri, lo zucchero, perché arriva Sacchi, capito? Sì, ma tu non mi guardi. No, stavo guardando un messaggio, no, stavo guardando... Non mi insomma, va bene. Te sei, meglio americano. Insomma, c'era Giovanni, c'era Massaro. No, Giovanni non c'era, Pazzaglio. Il sale, il famoso aneddoto del sale. Sì. Mi passi il sallo, vedi, c'è con la testa. Sono quelle esagerazioni che nel calcio, ma tutto è esagerato nel calcio, possibile che uno guadagni 100 milioni al mese.
esagerato, oh, c'è chi guadagna 20 euro al secondo, ti rendi conto? 20 euro al secondo, c'è chi non li prende in una giornata lavorativa. Allora, messaggi sui Ponte euro? Vecchio, sui Ponte Vecchio della gente, della gente sembra adesso sui 17 e tocco, sì, e mezzo, grande, sì, come sempre Furio, Simo in bianchino. Simo, amico mio, grande in bianchino, numero uno in mondo, Simo, numero uno, si andrà a cena insieme, Simo. Allora, poi facciamo un'offerta a Niccolini e teniamo lui come allenatore. Comprare... Ah, bravo Niccolini, mi è piaciuto ieri Ciondolone. Io sono amico del babbo, sì, ora Fiorentina di amico la parola. Però conosco il babbo e lui no, ma ha fatto una bella gavetta sto ragazzo, sì? È stato nel profondo sud, ora è tutto rose, e ieri devo dirti la verità, mi ha fatto piacere vederlo in prima linea, mi ha fatto piacere, perché un premio ogni tanto gli va data alle persone, capito? Una volta guidati, è corretto, ma l'ha stabilito il regolamento più che la voglia di gratificare una persona, ma l'ho visto lì bello, disinvolto, che godeva, no, a dirigere la sua Fiorentina. Lui si chiama Daniel per Passarella. Per Passarella, esatto, esatto. Sono contento per lui, guarda. Ah beh, ogni tanto queste storie belle, insomma. Poi i secondi, ragazzi, sono importanti in una squadra, eh. Il secondo è come il portiere, è come il dodicesimo. Il secondo è fondamentale, perché deve essere attento, fedele, non essere individuato come spia, perché se qualche giocatore dice questo fa la spia di che si dice, è finito, perché la spia è spia per chi ascolta e per chi parla, esatto. Una spia è spia di chi è di là, mai fidarsi delle spie, mai, ed ha un ruolo difficilissimo, perché lui deve capire chi non ha fatto una bella vigilia, chi il giorno prima andava a letto tardi, chi ha bevuto un po' di più. Lui deve andare nello spogliatoio e capire, vedere e dire, mister, oggi andiamo un pochino più piano, oppure gestire. È difficilissimo, è difficilissimo. Insomma, il calcio moderno devi fare i cambi. Il mestiere del secondo è difficilissimo. Devi fare i cambi. A tempi miei, ora non so tutto. No, no, è vero, è così, ma anche gli stessi cambi l'allenatore non può stare dietro. Però non essere vissuto come spia, perché sei morto. Allora, comprare giocatori a 25 milioni non è sinonimo di calciatori ottimi. Possono perché costare no, anche meno, è importante e sono funzionali al progetto, sì, sportivo, ciao, che si va a fare. Ciao. La teoria va via. Sì, è vero. Tu spendi poco e ti trovi Spinazzola. Ok, va bene. Sì, ne succede una volta. E come disse, ma no, hai visto a pigliare i dilettanti Torricelli? Poi? Poi? Torricelli e basta, hanno preso. Dice, era talmente forte come Moreno quando, che poi, insomma... Come, Moreno chi? Torricelli. Ah, e basta, poi non ce ne stati altri che dai dilettanti sono andati a vincere la Champions. Non ce n'è più. Come quando a Firenze dice, vorrei fare una squadra di fiorentini. Orlandini? Flachi? Flachi se ne dimenticano un po'. Orlandini? Orlandini? Alessio Tendi, che è di Fiesole. Di Gennaro? Ma si ferma. Te dici, bisognerebbe ce ne fossero 20 di fiorentini per fare una squadra, 20 fiorentini al top. Questo Alessio, è un altro tema. Se Alessio è bello. Allora, Raffaele ti scrive, no, te lo leggo dopo la pubblicità, che riguarda il Tubabbo, dice, per i portieri il Tubabbo poteva scegliere tra Albertosi e Zoff, eri abituato male, Albertosi, tanta roba. Albertosi tutta tanta la roba. Vita, Albertosi tutta però la vita. Però aveva tanta qualità da scegliere, quindi... E Xavieri, cioè, insomma... Allora, pubblicità ultima e poi chiudiamo questo Radio Viola. C'aveva Sarti, oh Giuliano.
Buongiorno a tutti, Terracciano sarà il problema, ci vuole il numero uno, sono d'accordo. Ma parliamo di Biraghi, perché se si può fare il salto di qualità, Biraghi fa il terzo terzino sinistro, nemmeno il secondo. E questo è un messaggio su Biraghi. Biraghi ho già dato. Vabbè, Biraghi è il capitano, quindi... Vabbè, Duccio, ti dicevo prima a microfoni spienti che i social mi stanno massacrando a me. Perché vengano fuori con dei titoli, mi mettano in bocca delle cose. Io oggi sto facendo cronaca, dico quello che accade e dico quello che non vorrei che accadesse, ma questo me lo deve consentire tutti. Beh, certo, se no, è la libertà d'opinione, insomma. Appunto, mi sembra che ci sia nulla di male. Sono alla di radio a fare l'opinionista, devo dare la mia opinione. Purtroppo i social sono questi. Però ecco, inveire, averli contro, perché io sto dicendo... qualcosa di che non condivido mi sembra un po' troppo. Ma lo sai qual è il casa problema? Casa mia mi dice, babbo, ma è possibile? Giulio Marinelli, ma Dio buono, te dice una cosa e devi capire, ci sono persone titoli, che non aspettano altro di andare su una tastiera a infamarti e con quella infamata si purificano per il resto della giornata. Però, poi sono persone che se magari incontri per strada ti salutano e ti danno anche la mano, no? Per strada perché... è tutto ciao Furio, ma tu stai. Ma ci sono tanti anche opinion leader sui social, no? Che hanno delle pagine sui social dove pontificano, no? Dove criticano magari anche la categoria, dove si sentono superiori ai giornalisti. Poi quando li trovi per strada e durano fatica a salutarti o comunque mettono la testa bassa perché hanno paura che poi tu gli possa dire qualcosa. Per cui ce ne sono. Che brutta vita. Lo so, Furio, però devi capire, uno si alza come te per sorridere alla vita e c'è uno che si alza per sorridere infamando gli altri. Quindi, tutti i problemi che ho. Mi alzo sempre molto volentieri la mattina e non c'è giorno nel quale io non faccio 5 o 6 risate. Bello, questo è importantissimo, questo è molto importante. Allora, Alessio ti chiede, che ne pensi dei giocatori della Fiorentina in prestito in Serie B? Dimmi chi sono. Allora c'è Lucchesi, Favasuli, Amatucci alla Ternana. Favasuli è bravo. Lucchesi credo sia un bel difensore. Amatucci è... Bianco e alla Reggiana. Amatucci medianino. Sì. L'ho premiato io al Torneo Rocco, è fortissimo. Ti piace, ma. È a Terni, vero? Sì. Al Torneo Rocco, siccome Romei mi dà tutti gli incarichi nobili, io devo premiare il giocatore migliore. Amatucci. Amatucci. Quindi insomma Amatucci, che tra l'altro è toscano doc, è aretino, sì, quindi sì. Sì. Poi nella classifica perpetua dei punti in Serie A la Fiorentina è quinta, caro commisso, dovessi ricordartelo meglio, scrive questo ascoltatore. Che il commisso dovrebbe Rocco, quelli tutto lo staff attuale dovrebbe veramente non dimenticare la storia. Questa è una cosa che non va bene. Ma dai, perché secondo te si dimentica la storia? Perché c'è perché un po' di paura. Loro e loro. Ah. Ma si può essere anche presidenti ricordando quello che è stato, no? O sì, traendo forza a quello che è stato. La storia, sai, se vai a non so, un'altra città, poi anche. No, a Firenze la storia c'è. Quello dico io, cioè, pesante, vedo cose incompatibili. Pesante, no? La storia. Cioè, quando si faceva follie per Ambarabà, devo dirti, io sono vecchio, ma io ho visto dei mediani a Firenze, che c'entra Ambarabà? Che c'entra Ambarabà con i mediani che ho visto io? Ma ditemi voi se c'è ballottaggio o dualismo, cioè si vince di grandissima distanza. Quindi la storia, che non è una banalità, ma il fatto che senza la storia non esiste il presente è una banalità, se si vuole, perché non può essere una cosa diversa. E quindi loro dovrebbero socializzare di più, dovrebbero fiorentinizzarsi di più, via. E noi fiorentini poi io e te ci si vede, si parla, poi ti ricordi la volta proprio in fisico, si parla, ci si contraddice, però ci siamo. Sì. Però ci siamo. Io credo che io, la grossa... ecco, un fiorentino tipo me, a parte io non ho tempo di lavorare, ho troppo tempo libero, non c'ho tempo per lavorare, poi sono vecchio, ho problemi e tutto, ma uno tipo me, tipo qualche d'un altro che io conosco,
buttalo dentro il Parco Viola, Bellino, buttalo dentro, dagli una mansione, fagli vedere, fagli capire, portali a giro, portali in centro, portali a mangiare un panino, il lampredotto là, ma all'alto si va là, poi si va la mattina al mercato centrale, fagli vedere cos'è Firenze. Sì, però che poi è la Firenze che ti viene allo stadio, che siamo sempre soliti andare allo stadio, La curva è roba vostra, ma la maratona e la tribuna sono sempre soliti, è come andare a un bar. Se io quando andavo allo stadio, ma era stupendo il prepartita e la fine del primo tempo, ci si divertiva come matti. Alisto, no, vieni qua, dove tu stai? È stupendo. E questa è Firenze che partecipa e va allo stadio e la tiene viva. Dovrebbero conoscerla di più, socializzare di più, farsi vedere come hanno fatto tutti. Ai tuoi amici veri quante volte hai detto ti voglio bene e quante volte l'hai preso in giro per dimostrargli il tuo voler bene? Sempre. No, voler bene è una cosa che si dice a pochi. Ecco. Però si dimostra. Gli amici che non arrivano ad essere amici, il mio giudizio è che ti saluto molto volentieri. Ti saluto molto volentieri, è già una bella cosa. Ma ti voglio bene è una cosa che io non sperpero. Vedi, questo è importante, perché Fiorentino non sperpera questo tipo di cose. Non sperpero, no. Furio, ti vai a riposare ora? Ti chiede Leonardo. Ora vado, devo fare insieme a Giancarlo una cosetta per degli amici, per Mauro, per la Barbara, per Andrea. Andrea Nutella lo chiamo io, di Overciano. Si va a fare una presenza lì a un Bellino, ci vado volentieri. Bene, alle 3, alle 3. Furio, grazie, ci si vede venerdì prossimo. Un bacione, grazie a voi. Grazie a voi, ciao Luca. Grazie a Furio Valcareggi. Allora, dopo di noi stazione sosta con Claudio Nassi, poi il sorteggio della quarto di finale e anche della semifinale di Conference, ricordando poi tutti quelli che sono gli appuntamenti anche sulle di radio, perché stasera c'è Andrea Vignolini e Leonardo Petri con le bombe delle 6, non fanno male, un'ora per commentare il sorteggio, la partita contro il Maccabi e tante altre cose, e capire insomma che cosa toccherà alla Fiorentina e dove andrà avanti il percorso europeo della squadra di Vincenzo Italiano. All'interno di Palla al Centro vi dico anche gli ospiti di Tommaso Loreto e di ovviamente Luca Calamai, che saranno Fabrizio Lucchesi e Patrick Iannarelli, che è il corrispondente tutto mercato web da Bergamo. Ovviamente poi gran parte sarà dedicata al sorteggio. Restate sulle di radio e buon pomeriggio a tutti, ciao. Stazione di sosta, la rubrica di Claudio Nassi. L'Inter, la squadra più forte del torneo, in testa con 15 punti di vantaggio, finalista di Champions nel 2023, esce dalla Coppa ad opera dell'Atletico Madrid. Se domando perché, trovo facile risposta. Basta risalire al girone eliminatorio, che doveva vedere i nerazzurri al primo posto, in modo da incontrare una delle seconde. Invece si presentano a Lisbona contro il Benfica, allora a 0 punti, con un 11 inedito e 8 nuovi. Sotto di 3 gol dopo 45 minuti riescono a pareggiare con l'ingresso dei titolari, a dimostrazione che senza fare esperimenti avrebbero vinto. Non solo, in casa con la Real Sociedad ancora una volta non schiera la formazione tipo e finisce 0-0. In aggiunta il secondo posto costringe a giocare la prima partita in casa. Quando sento dire dall'allenatore che i ragazzi hanno dato il massimo e siamo usciti a rigori, rimango di sale. Eppure si sapeva in anticipo che era determinante chiudere primi il girone. Delle 8 seconde, escluse Lazio e Napoli, 5 presentavano molte meno insidie dell'Atletico Madrid: Copenaghen, Lipsia, Porto, PSV, Eindhoven e Real Sociedad. Una sola, forse, pare difficoltà: Paris Saint-Germain. Stupisce inoltre che l'Inter, seguita sempre da Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti, Antonello, non abbia visto nessuno intervenire. Che cosa perde la società sul piano economico dall'uscita dalla Champions? Manca solo che un tecnico da 4 milioni netti a stagione
più bonus chiede all'aumento. Quanto sento ripetere che il calcio è cambiato, prendo cappello. Così, quando nel tema del giorno di Sacchi il titolo spiega Napoli manca ancora la mentalità europea, chiedo se il calcio di Arrigo risponde al vero, è parte della verità. A chi lo guarda a 360 gradi non sarà sfuggito al 50° a Barcellona il pestone di Cubarsi a Osimhen in area. Ma Kelie non interviene, né il VAR lo richiama al monitor. È rigore, ma il designatore non manda un arbitro a caso. Si tratta di un big, dell'olandese migliore, il quale ha con sé i connazionali Strekstra e De Vries assistenti e Dieperink al VAR, che mai contesteranno la decisione del capo. Inoltre, se vai a Barcellona, a Madrid col Real e a Monaco col Bayern, devi pagare dazio. Se è per questo, è vero, come dice Sacchi, che al Napoli manca la mentalità europea, quella che certamente aveva il Milan di Berlusconi e Galliani. Ricordo che si possono leggere articoli Stazione di Sosta sul sito www.claudionassi.com. A lunedì. Stazione di Sosta, la rubrica di Claudio Nassi.